da martedì 5, ma per le categorie femminili solamente da giovedì 7, si svolgeranno a Gorizia i campionati italiani Elite di pugilato. Sentiamo Alessio Furlan quali sono le previsioni, visto che a Gorizia ci sarà anche la portacolori dello School Box Canavesana, Arianna De Laurenti. Niente, siamo pronti a questo ennesimo traguardo, siamo a fine stagione, cerchiamo di raccogliere tutto il possibile. Noi siamo i campioni uscenti, l'anno scorso abbiamo vinto il titolo nazionale con la De Laurenti, è andata bene e questo avvenimento per noi sarebbe la chiusura di un'annata stupenda che lei ha fatto tra nazionale, campionati europei e quant'altro con la nazionale. È una bella serata, è una bella kermesse, andiamo a dormire in Slovenia e combattiamo a Gorizia. È una bella esperienza per me e per lei, speriamo di portare a casa il massimo del risultato, di portare a casa la medaglia d'oro. Ricordo che da oggi c'è già sull'altro nostro portacolori di Asti, Olie e Tinosa, 75 kg, che parte da domani a combattere per quanto riguarda, ripeto, la categoria 75 kg, anche lui testa di serie. E speriamo anche con lui di andare a medaglia anche con lui. Ricordo questo, che le donne sono le migliori 8 d'Italia, sicuramente Arianna è la testa di serie numero 1, quella da battere perché è campione italiano uscente, e vediamo, speriamo che con un po' di fortuna e un po' di voglia da entrambi riusciamo a portare a casa il massimo risultato. Arianna, quali sono le tue aspettative da campionessa italiana uscente per questa manifestazione di Gorizia? Ma a me l'importante è sì ottenere il risultato migliore e anche vedere i miglioramenti che ho fatto in quest'anno, quindi dare il massimo e quello che viene bene. La preparazione è andata bene? Sì, adesso sono quasi a posto sia col peso che con la preparazione, è andata bene, abbiamo fatto anche un incontro la scorsa settimana per la cintura delle 100 torri di Asti, un po' utilizzato come prova per appunto testare la condizione. Mi sento in forma e quindi mi aspetto di fare una buona competizione. Alessio, l'ultima cosa, il 30 di dicembre si chiuderà l'anno pugilistico a Rivarolo con la solita serata di fine anno, si sa già qualcosa di quanti incontri ci saranno, se ci saranno i professionisti, come sarà? Ci dovrebbe essere un incontro di professionisti nella categoria dei 59 kg con Nurdin Hassan, che farà con Nettuno, penso, un ragazzo di Rimini che ha già fatto campionati italiani e quant'altro in passato, quindi ci sarà una bella kermesse anche il 30, però io vado sempre con un passo per volta, adesso abbiamo in testa questi campionati italiani, io voglio che la mia atleta arrivi al massimo della concentrazione. Io purtroppo la penso in maniera diversa che lei, io, l'importante è partecipare, a me non esiste, non è in questo sport, non mi appaga più, lei ha più di 70 incontri in nazionale, lei deve dare il meglio di se stessa perché questo avvenimento, non voglio premere o mettergli pressione, ma questo avvenimento potrebbe aprire porte molto importanti, quindi io vado là per vincere, lei deve andare là per vincere, non per partecipare. Poi se siamo fortunati vinciamo, se abbiamo un po' di sfortuna può capitare mille cose nel pugilato, però noi andiamo là per vincere, punto, quindi speriamo che va tutto bene. Quando tu combattevi eri un fighter, pertanto gli vuoi trasmettere quello, quando tu salivi sul ring a lei come deve sempre lottare dal primo secondo fino all'ultimo. Forza, questo è uno sport così, ragazzi, è brutto dirlo, il pugilato è una nobile arte, ma è questo, chi ha più voglia di mordere morde e vince, è inutile star lì. Poi ripeto, ci va la fortuna, ci vanno tante circostanze che devono essere a tuo favore, no? Ovviamente, però se non hai voglia di mordere, non hai fame, non hai voglia di mangiare, se non vuoi mangiare non vinci. Questo è lo sport, questo è il pugilato ed è bello per questo. Io mi sono innamorato di questa disciplina per questo motivo qua. Chi ha più fame mangia e vince, chi non ha fame non vince, basta, questo è il pugilato. Quindi o voler volare, anche lei deve entrare in questa teoria qua. Purtroppo è un atleta numero uno in Italia e lei deve dimostrare che è numero uno. Perché vincere non è facile ma si fa, ma riconfermarsi è più difficile. Se De Laurenti, intanto, anche se combatte per la Campania. Un'informazione.